Riproviamo così. Registrazione, ovviamente volevo farlo live, sarebbe stato molto meglio, molto più interattivo, perché mi piacerebbe anche, diciamo, ascoltare le vostre domande, però fatele nei commenti e io rispondo, e volendo faccio anche un altro video a seguire, altrimenti rispondo per iscritto. Ok, iniziamo subito dicendo che ho scritto un libro, ok? Ovviamente questo è un fantasy, questo lo vedete sullo schermo, Le parole del futuro. E copertina e titolo sono ancora provvisori per il momento, quindi quando raggiungo questo obiettivo che vedete a schermo di 200 copie, viene iniziato il processo di editoria e pubblicazione, quindi ci saranno aggiornamenti, quindi cioè può solo migliorare, spero già che vi interessi così, però può solo migliorare. Partiamo dal genere, ok? Genere, ho già detto che è un fantasy. Perché il fantasy? Allora, forse qualcuno di voi conosce già il genere del cyberpunk, ok? Che è molto popolare dagli anni 80 circa, ma anche prima, no? Tipo titoli come Brave New World, ma anche Matrix, tutti i libri di Asimov. Così, cosa hanno fatto questi autori? Hanno provato a immaginare una società futura in cui una o più tecnologie, diciamo, cambiano il modo in cui gli uomini vivono e interagiscono. Ok, generalmente questi cyberpunk sono anche distopici, quindi hanno gli effetti negativi di queste tecnologie sulla società umana, e hanno quasi sempre un aspetto, un livello di lettura che critica la società contemporanea, quindi usano un mondo futuro per criticare la società odierna. Io ho voluto fare un po' una cosa simile, però diciamo massaggiando un po' questo genere, quindi il mio non è un'esplorazione di un mondo futuro, ma ho fatto il contrario, sono andato nel passato, andato nel neolitico, ok? E quindi ovviamente non è un cyberpunk per motivi tecnologici, è più un fantasy. Ci sono degli elementi soprannaturali, ad esempio la presenza di questi Velim, ok? Sono sostanzialmente, non definisco bene che cosa sono, ovviamente do una descrizione molto accurata, ma alcuni che hanno già letto l'inizio, beh, potete anche trovare l'anteprima sul sito, ve lo segnalo intanto, qui in fondo dove c'è questo libricino qui. Anteprima, voi cliccate e ci sono le prime 20-30 pagine del libro, qui ovviamente sta caricando, e ecco, qualcuno che ha già letto questa anteprima ovviamente ha suggerito che potessero essere degli alieni o magari dei robot, magari dei mutanti, varie interpretazioni, ma non è questo, cioè non mi interessa definire cosa sono questi Velim. Okay? L'importante è che siano questo, diciamo, l'aspetto di questa diciamo razza diversa, che ha un rapporto di potere verso gli umani, diciamo, squilibrato. I Velim sostanzialmente sono a capo di questa società e dirigono e, diciamo, conducono come si comportano, come lavorano gli umani, e diciamo tutte le decisioni, il potere decisionale è nelle mani dei Velim, ok? Quindi diciamo che è un po' una scusa di tutto questo artificio per avere un punto di vista diverso su questa tecnologia, che è la scrittura. Ovviamente sono ambientato nel Neolitico, quindi è un'era preistorica in cui la scrittura non c'è ancora, e la domanda che mi faccio io è: com'è che cambia l'approccio e la vita e la società degli umani quando, al posto di immaginare una tecnologia che oggi non c'è e che magari ci sarà in futuro, se invece è una tecnologia che oggi esiste e diamo per scontata, ma al tempo non c'era? Quindi questo è, diciamo, il fulcro di tutta la storia, e la protagonista principale Rieles, che sostanzialmente per caso inventa la scrittura,
e poi ne seguiamo la storia e tutti gli sviluppi, tutte le evoluzioni e il modo in cui gli umani da lei apprendono questo modo di scrivere e gli effetti che questa tecnica poi ha sia sulla società degli umani e di riflesso anche su quella dei Velim che li dominano. Quindi tutto questo è, diciamo, un po' l'impalcatura che mi ha spinto a scrivere. Questa è l'idea principale. Molto bene. E sì, perché il fantasy, appunto, questi Velim ovviamente sono l'elemento di fantasia, ce ne sono anche altri, ma questa sono, diciamo, la colonna portante. So che ci sono molti che non sono vicini al genere fantasy, ed è normale. La nostra generazione, quella la mia, di tutti i miei amici con cui sono cresciuto, è cresciuta con il fantasy, ovviamente. Però non è altrettanto ovvio che altri siano acclimatati al genere, però mi va bene, diciamo, che serie come Il Trono di Spade abbiano reso il genere più popolare anche per gli adulti, quindi anche se non è il vostro genere, io vi consiglio, dategli una chance. Bene, andiamo avanti. Ok, vi ho un attimo parlato della protagonista principale, che è Rieles. Lei è una ragazza con dei problemi di apprendimento, ovviamente non ben specificati perché ambientato nel Neolitico non ci sono diagnosi precise, ma i Velim, diciamo, che possono misurare l'intelligenza degli umani. E quindi tramite queste misurazioni determinano che Rieles, la protagonista, non è in grado di apprendere e quindi sostanzialmente è condannata ad essere esclusa dalla vita pubblica, dalla società, perché non può contribuire in modo razionale alla città. E quindi lei, questo ovviamente spoiler minimo perché c'è già nell'anteprima e potete assolutamente leggerlo e vi invito a farlo. Lei, nonostante questo, continua a avere ovviamente delle idee, perché è stupida, un'etichetta dei Velim, ma in realtà molto creativa e molto originale. Quindi pasticciando, diciamo, per caso scopre questi simboli che poi diventeranno, diciamo, la base della scrittura che si svilupperà in futuro. Un altro personaggio molto importante è poi la sua mentore, anche qui spoiler minimo perché c'è già all'inizio, sua mentore Zahari, che, diciamo, in visita alla città per prima nota che Rieles non è stupida, come appunto dicono i Velim, come dice la sua famiglia. Quindi nota in lei questa scintilla di genio e la prende sotto la sua ala, decide di farle da mentore e di insegnarle ovviamente tutto quello che sa. Lei è un'archeologa in arrivo da Opal, poi dopo ovviamente voi vedete qui sopra la mappa e ve la farò vedere in dettaglio perché l'ho fatta io, sono molto contento, quindi non vedo l'ora di farvela vedere in tutte le salse. Detto questo, lei arriva da Opal, che è una città di soli umani, e quindi ha con sé un bagaglio culturale completamente diverso. Lei praticamente esplora, studia il passato degli umani e dei Velim per capire un po' da dove arriva, no? questo conflitto, questa separazione di potere, no? Come mai sono proprio i Velim che coordinano la società e non gli umani, no? Quindi lei cerca di comprendere il passato appunto per fare luce sulle dinamiche presenti. E quindi tutto quello che sa e tutto quello che cerca di sapere, cerca di scoprire, ovviamente lo trasmette anche a Rieles. Il terzo personaggio principale è Tesfai, che è un personaggio molto diverso, molto più, diciamo, violento, molto più pragmatico anche,
il cui obiettivo sostanzialmente è quello di attaccare direttamente il dominio di questi Velin. È un rivoluzionario e sin da subito vuole ribaltare il sistema. Ovviamente non ha idea di come farlo, perché è da solo ed è difficile. Non ha particolari alleati e questi Velin sono molto potenti politicamente, ma anche cognitivamente e, diciamo, anche possiamo dire in modo soprannaturale, quindi hanno potere che gli umani non comprendono, quindi lui da solo non può fare niente. Per caso, no spoiler ovviamente, però questi tre personaggi principali poi si incontrano e, diciamo, le loro interazioni ruotano attorno sempre allo strumento della scrittura, perché questo strumento poi assume significati diversi per i vari personaggi. Zahari la usa come strumento di indagine per scoprire, appunto, come vi ho già detto, il legame tra velimi umani e il loro passato, mentre invece Rieles lo usa come strumento di educazione. Lei vuole insegnare, vuole diffonderlo e vuole, diciamo, incrementare e accumulare cultura. Invece Tesfai, in modo completamente diverso, userà questo strumento in modo rivoluzionario, per comunicare, per organizzare, per ribaltare il rapporto di potere, e quindi come strumento di autodeterminazione di un popolo rispetto ad un altro. Quindi tutta la storia ovviamente ruota intorno a queste dinamiche. I due temi principali ovviamente sono quello di Tesfai, che cerca di, appunto, abbattere e distruggere il sistema corrente, mentre invece Rieles e in parte anche Zahari che cercano di usarlo in modo positivo, quindi per costruire e per lasciare qualche cosa al futuro. Molto bene, ho parlato delle tematiche, quindi adesso posso passare al mio gioiellino, che è la mappa. Ho anche, ovviamente, un fantasy senza una mappa è metà dell'opera, ok? Quindi adesso passo alla mappa, fatemi... ecco qua, questo dovrebbe essere lo zoom della mappa, così posso andare in giro e voi mi seguite con lo sguardo, ok? La storia sostanzialmente inizia da questa città che si chiama Zinti, ok? Ovviamente poi non costringo nessuna pronuncia, voi lo pronuncerete come volete e sarete liberi di farlo. Questa città è, diciamo, una città fredda, ventosa, abbastanza inospitale, ma sul mare, e si basa sostanzialmente sulla pesca. La famiglia di Rieles è una famiglia di pescatori, quindi molto umile, che si mantiene, vive di, appunto, pesca e vendendo il pesce alle famiglie più ricche e ai Velim. Per pensare a questa città mi sono ispirato a Genova. Un po' tutte le città sono ispirate a città italiane o paesi che ho visitato e che mi hanno colpito. Pausa un secondo. Bene, Genova. Quindi tutti questi edifici di pietra scura, le vie strette e contorte, difficile orientarsi, e c'è sempre questo vento, l'aria salmastra, e questo è un po', diciamo, il cuore di questa città. E ci sono questi monumenti che potete vedere, le colonne bianche, che anche questi hanno un loro significato, ma lo lascio a voi lettori. E questa è la città di partenza. Altri luoghi ovviamente centrali nella storia sono, mi sposto qui al centro del continente invece, ecco, anzi facciamo uno zoom out. Ovviamente queste città che voi vedete in blu, quindi Zinti, Lamin o ancora qua in alto Nibio, con il nome blu, sono un po' le città veliodi, no? Quelle dove umani e Velim coabitano, più o meno. Ovviamente i Velim sono al governo, possiamo dire,
in modi diversi, ma il risultato comunque è che sono i Velim a coordinare la città. L'unica eccezione appunto è Opal, questa città col titolo verde, che diciamo ha una particolarità, ovvero è una città di soli umani. Come ho detto prima, Zari viene di qui, e quindi la cultura della città è radicalmente diversa e anche la loro società è completamente diversa. Essendo, diciamo, avendo sviluppato la loro città senza l'influenza dei Velim, hanno tradizioni diverse e modi di decidere, no? Di vivere la vita pubblica in modo diverso. E questo è un po' il mio tentativo di provare a immaginare una società diversa, con ovviamente i caveat del Neolitico, naturalmente, però appunto questa città degli umani è completamente diversa ed è un po' sostanzialmente anche l'invidia dei Velim, perché naturalmente vorrebbero non lasciare alcuna autorità agli umani. E quindi questi sono in pratica i due luoghi in cui si svolge la storia. Opal, ah no, giusto, molto importante, Opal mi sono ispirato molto molto da vicino a Torino. Torino ovviamente è la città in cui ho vissuto per 6 anni, quindi il fatto che ci siano due fiumi, ad esempio, come un po' il Po e la Dora, ma anche come sono costruite le case, come è organizzato lo spazio cittadino, no? In queste case a corte, no? Con all'interno dei giardini che sono appunto adibiti ad attività pubbliche, quindi spettacoli, ma anche concerti, sfide, giochi, tutti questi condomini ovviamente si fa per dire, perché sempre appunto il caveat del Neolitico, però hanno a disposizione questo spazio che è di uso dei cittadini. E altra cosa molto importante, al centro di questa città, il simbolo principale, il cuore della città, è un albero che è stato piantato dalla sua fondatrice quando appunto stavano iniziando a costruire la città. Un'altra cosa molto interessante è che, diciamo, a Opal negli anni circostanti la storia, quindi 10 anni prima più o meno, 20 anni prima, comunque nell'arco di tempo esteso che possiamo chiamare presente, è in via di sviluppo la base della metallurgia. Ovviamente, ripeto, siamo nel Neolitico, quindi ci sono solo strumenti di legno e di pietra, di selce o di argilla, e quindi Opal per prima sta sviluppando questa tecnica e hanno quindi strumenti, come potete intuire dalla formazione orografica qui a fianco, d'argento principalmente, perché è il minerale più comune, non è il migliore per realizzare strumenti, infatti la tecnologia comunque è limitata, però appunto stanno iniziando a sviluppare questa tecnica e appunto a estenderla anche alle città circostanti, quindi principalmente Lamine e Nivio, perché sono collegate via terra, invece Zinti un pochino più complicata da raggiungere, perché questo tratto di mare è abbastanza complicato da navigare e sanno, diciamo, solo gli abitanti di Zinti sono navigatori esperti a sufficienza, da Opal non tanto. Detto questo, sì, la metallurgia appunto è quindi, diciamo, un grande motivo di vanto economico e tecnico per Opal rispetto alle altre città. Quindi diciamo che hanno anche il loro appeal. Opal è una città multiculturale, ovviamente quando è stata fondata sono arrivati umani da tutto il continente e quindi è un po' un melting pot delle varie etnie che ci sono all'interno del continente. Quelle ve le farò scoprire. E appunto un'altra ispirazione molto forte per la città di Opal è stata la cultura vietnamita, per un paio di motivi. Uno lo scoprirete
lungo il corso della storia, l'altro è a causa della fantastica storia preistorica del Vietnam che appunto doveva fronteggiare costantemente alluvioni. E sostanzialmente chi riusciva a controllare l'acqua controllava di conseguenza i campi e quindi il cibo e quindi ovviamente anche la popolazione. E quindi attraverso il controllo dell'acqua e dell'ambiente circostante sono riusciti a costruire una civiltà in un luogo molto inospitale. E questo è successo ancora prima che sviluppassero la scrittura. Questo mi ha colpito fortemente di come grandi progetti architettonici come dighe, canali, argini e altri, diciamo, metodi di bonifica dei territori e di ridirezione dei fiumi siano stati addirittura prima della scrittura. Questo mi ha colpito moltissimo e volevo appunto includerlo in una storia del genere. E quindi sì, l'uomo fattualmente ha imparato a spostare i fiumi prima che a scrivere. Questo è molto potente. Fine della lezione di storia. Esatto, quindi sì, ci sono molti aspetti della cultura vietnamita. Quello che ovviamente scoprirete lungo la storia è l'aspetto della resistenza, ma non posso fare troppi spoiler, quindi lo scoprirete soprattutto verso la fine del libro. Qualcuno mi ricordo che aveva chiesto durante la presentazione se c'erano dei cattivi, siamo, diciamo, i buoni da una parte, i buoni sono gli umani, i cattivi sono i Velim. Allora, non proprio. Allora, posso dirvi, diciamo, in modo abbastanza univoco che potete immaginare, diciamo, i Velim come gli avversari, sicuramente politici, perché sono loro che detengono il potere, e gli umani che invece ne sono privati, e quindi, diceva un grande Vel, il potere corrompe chi non ce l'ha. Il potere, no, come si dice? Com'è che diceva il bomber? Non mi ricordo il verbo esatto. Il potere frustra chi non ce l'ha, una roba del genere. Vabbè, andate a cercare Andreotti. Detto questo, il potere logora chi non ce l'ha, esatto. Questo. E successivamente mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Ah, giusto. Ok, i Velim possiamo considerare come gli avversari, diciamo, politici della storia, ma non è detto che gli umani siano tutti buoni. Ci sono un po' di personaggi ambigui e sicuramente i modi di alcuni personaggi, specialmente Tesfai, sono vicini a quelli di un cattivo, quindi ogni personaggio cerca di perseguire i propri obiettivi usando strade diverse. Quindi compito vostro, non è compito, però sta a voi poi ovviamente decidere quale personaggio è più vicino alla vostra idea di bene e quale di male, se volete. Quindi questo a voi lascio carta bianca, ovviamente ogni personaggio ha le sue ragioni, le sue motivazioni e di conseguenza le sue decisioni che ho cercato di sviluppare in modo, diciamo, avulso il più possibile dal dualismo, dal bianco-nero di bene e male. Quindi sì, c'è un avversario chiaro, ma non è chiaro quale sia la strada migliore per affrontarlo. Bene. Che cosa manca ancora? Ah, giusto. C'è una mezza Vel da qualche parte nella storia, quindi ci sono interazioni tra queste due popolazioni. Lascio poi a voi il resto, questo è l'unico piccolo spoiler. Detto questo, diciamo che posso passare alla seconda fase. Seconda fase, ritorniamo invece al sito qui. Vi spiego tecnicamente come, diciamo, svolgere per ordine perché
non è banale, ok? Allora, ecco qui, sito, voi vedete qui, 40200, ok? Questo sono il progresso attuale, a 200 preordini il mio libro verrà pubblicato, nel senso stampato e distribuito nelle librerie di tutta Italia, sperabilmente di tutta Italia. A 50 invece chi ha effettuato il preordine riceve comunque il libro stampato. Il libro cartaceo, se voi siete tra questi 50, non necessariamente i primi, però tra 50 e 200 il libro vi arriva stampato. Sono al momento a un quinto del mio target e mi mancano 145 giorni, quindi ovviamente mi fa molto piacere se mi date una mano, se contribuite a questa corsa. Qui pulsante per effettuare l'ordine cartaceo. Più avanti, cioè dopo il raggiungimento di questo obiettivo, ci sarà anche la possibilità di prenderlo in formato digitale, però qui ordine cartaceo. Ora aspettiamo il sito e vi mostro più o meno come fare l'ordine. Qui aggiunto al carrello, consiglio mio personale, ovviamente qui vedete sulla destra, vediamo se si vede, sì. Sulla destra scegliete invece spedizione gratuita, così risparmiate 5 euro, non vi faccio pagare il Corriere Espresso naturalmente. E qui ovviamente tutti i dettagli, nome, cognome, indirizzo a cui volete la spedizione e tutti i dettagli anagrafici. Detto questo, ancora una cosa importante, questo ordine parte poi a campagna conclusa, quindi quale che sia il numero che raggiungo, purché sia sopra 50, quindi verso fine dicembre, la campagna si chiuderà e partiranno le stampe e quindi il vostro libro arriverà poi più avanti a gennaio. Detto questo, penso di aver spiegato tutto nel modo più chiaro possibile. Trovate il link a questa pagina per effettuare i preordini anche nella descrizione del video. Internet ovviamente è un mezzo potente, nel senso che io adesso sto facendo questa presentazione online come riesco e come posso, ma non è un mezzo altrettanto potente del buon vecchio passaparola. Quindi se qualcuno di voi ha degli amici a cui può interessare questo video, prima di tutto perché il video, così diciamo possono vedere anche loro la presentazione, ma se vogliono partecipare a questa campagna, se vogliono dare una mano a questo crowdfunding, potete mandargli il link, ovviamente del video, perché mi fa piacere se ascoltano tutto quello che ho da dire e tutto quello che ho raccontato anche a voi. Inviategli il link del video, inviategli il link del crowdfunding e appunto fatelo girare il più possibile, ovviamente soprattutto ai vostri amici che leggono tanto. E detto questo vi ringrazio, mi scuso immensamente se la connessione del mio piccolo paesino non mi ha permesso di fare questa presentazione in live, ma ho cercato di tenere il video abbastanza breve, anzi molto più breve della presentazione dal vivo che ho fatto a Frascaro al mio paese, quindi 30 minuti sanissimo. Detto questo, vi ringrazio ancora, vi ricordo di fare domande nei commenti qui di sotto, io rispondo anche se voi commentate alle 3 di notte, vi giuro che rispondo. Se ci sono tante domande faccio un video, diciamo una seconda parte del video. E perfetto, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video fino alla fine, vi ringrazio se volete partecipare e darmi una mano. Lo so che in tempi di crisi 16 euro non sono pochi, però io vi garantisco che vale assolutamente la pena, perché anche tra l'altro questo non è, come ho detto prima, non è un libro delle pagine gialle, ma è una lettura piacevole, non è lunghissimo, scorre bene e chi l'ha già letto mi ha già detto che è una lettura assolutamente fantastica, quindi
ovviamente voi poi più avanti caricherò anche le recensioni che potete leggere qui in basso. E ancora una volta grazie, soprattutto se condividete questo link, se condividete questo video. E detto questo, vi saluto, spero di vedervi ovviamente tutti dal vivo il prima possibile, spero di vedervi anche col mio libro in mano. Ciao a tutti.